Problema 47 del libro di Romeni. Un carrello accelera con una certa accelerazione e spinge in avanti una cassa, una scatola di 2 kg. C'è attrito tra la parete del carrello e la scatola. Il coefficiente d'attrito statico è 0,60. Leggiamo subito l'ultima domanda perché contiene le precedenti. Dimostra che in generale la scatola non cade se l'accelerazione del carrello supera questo valore. E questo vale per qualsiasi massa della scatola. In qualche modo questo è intuitivo, perché se il carrello accelera poco, esercita una piccola forza sulla scatola, quindi la preme poco e l'attrito tra carrello e scatola è debole. Se invece il carrello accelera molto, allora preme la scatola con una forza più intensa e magari riesce a rendere l'attrito maggiore, in modo tale sufficientemente grande da non far cadere la scatola. Quindi in pratica tutto dipende dalla forza con cui il carrello schiaccia e spinge la scatola verso destra. Come al solito bisogna utilizzare la seconda legge di Newton: forza totale uguale ma. L'oggetto su cui ci concentriamo è la scatola, che è sottoposta a 3 forze: la forza peso, con cui la Terra la attrae verso il basso con la forza di gravità; la forza F, con cui il carrello in accelerazione spinge in avanti la scatola; e la forza d'attrito statico, rivolta verso l'alto, a ostacolare il movimento della scatola, che tende a slittare e a scivolare in basso, strisciando sulla parete. Il problema ci chiede di trovare l'accelerazione che non fa cadere la scatola, quindi che rende la forza d'attrito statico uguale alla forza peso. Dunque queste due forze verticali si annullano e rimane soltanto la forza F, che quindi è la forza totale, e la possiamo calcolare come prodotto MA. Inoltre, affinché l'attrito statico riesca ad equilibrare la forza peso, è necessario che il massimo valore possibile dell'attrito statico, quindi la forza attrito statica massima, sia almeno uguale alla forza peso, cioè deve superare o essere uguale alla forza peso. Va bene anche superare, perché tanto sappiamo che l'attrito non fa necessariamente il massimo che può fare, fa sempre il minimo indispensabile. Facciamo un esempio concreto: questa scatola ha la massa di 2 kg, quindi la forza peso è 19,6 N. Immaginiamo che l'attrito statico al massimo possa arrivare anche a 25 N, quindi è maggiore o uguale della forza peso. In questo caso la forza d'attrito statico non sarà 25 N, ne sarà di meno, sarà soltanto 19,6 N, perché l'attrito fa in realtà il minimo indispensabile per trattenere la scatola senza farla cadere. È per questo motivo che io qui ho scritto forza d'attrito statico e non forza d'attrito statico massima. La forza d'attrito statica massima mi serve soltanto come termine di paragone per vedere al massimo quanto potrebbe fare l'attrito, ma io so che l'attrito in realtà fa sempre il minimo indispensabile, come gli studenti naturalmente. Calcoliamo quindi il massimo valore della forza d'attrito. Lo calcoliamo con il coefficiente di attrito statico per la forza normale, cioè la forza che schiaccia la scatola contro la parete del carrello. Questa forza normale è la forza F, con cui la scatola, cioè il carrello, spinge la scatola. La forza F che avevamo già calcolato prima come MA. Poi, anche se in questo esercizio non serve, la scatola, per il terzo principio di Newton, siccome riceve dal carrello questa forza F, a sua volta fa sul carrello una forza F uguale contraria, che io qui ho disegnato applicata nel baricentro del carrello. Torniamo quindi alla condizione per cui la scatola non cade, cioè che l'attrito massimo è almeno uguale a 19,6 N, cioè la forza peso. Sostituiamo all'attrito statico massimo questa espressione che abbiamo appena scritto e ricordiamo che la forza normale è la forza F, come scritto qua, quindi vale MA. Quindi andiamo a sostituire la forza normale MA. Vediamo che le masse si semplificano, quindi la massa della scatola non conta, come infatti era stato anche scritto nella domanda del libro, del problema, cioè per qualsiasi massa della scatola, infatti la massa non conta, cioè non è importante. La nostra incognita in questa equazione, in questa disequazione, è l'accelerazione, perché la domanda infatti era quale deve essere l'accelerazione minima affinché la scatola non cada.
Quindi ci troviamo l'accelerazione che deve essere maggiore o uguale dg diviso ks. Questo valore limite di accelerazione lo chiamo a segnato e lo calcolo 9,8 m al secondo quadrato diviso ks 0,60 e fa 16,3 m al secondo quadrato, visto che le cifre significative sono soltanto 2 nei dati, allora viene approssimato dal libro questo risultato a 16, quindi con due sole cifre significative, 16 metri al secondo quadrato. Questo è il valore limite dell'accelerazione, che se appunto vale questo valore, la forza d'attrito statico massima, questa è uguale alla forza peso, cioè 19,6 newton. Infatti basta ricordare come abbiamo trovato questo valore. L'abbiamo trovato richiedendo che la forza d'attrito statico massimo fosse maggiore o uguale alla forza peso. Come caso particolare stiamo dicendo quando è uguale. Quindi quando l'accelerazione ha precisamente questo valore, la forza d'attrito statico massima è uguale alla forza peso, 19,6 newton, e quindi è il caso limite in cui la scatola non cade. Anche se non serve, perché non è richiesto dal problema, calcoliamo la forza F con cui il carrello spinge la scatola, in questo caso particolare, in questo caso limite. Calcoliamo quindi questa forza come M per A. Sostituendo i valori otteniamo 32,7 newton. Vediamo ora che succede se l'accelerazione del carrello è minore di questo valore limite. Con un'accelerazione minore anche la forza con cui il carrello spinge la scatola, quindi questa forza F, sarà minore. Quindi sarà minore di 32,7 newton. Ma questo valore, questa forza, è anche la forza normale. È la forza che schiaccia la scatola contro il carrello. Quindi se questa forza normale diventa più debole, automaticamente diventa più debole anche il massimo valore dell'attrito statico, che si calcola appunto con la forza normale. Quindi l'attrito statico massimo non arriverà più, come nel caso limite, a 19,6 newton, ma raggiungerà un valore minore. Per questo motivo la scatola cade se l'accelerazione è minore di questo valore qua. Riassumendo, se l'accelerazione è minore di questo valore limite, il carrello spinge la scatola con una forza F più debole di questo valore, viene a mancare la giusta intensità della forza normale, cioè la giusta forza che preme la scatola contro il carrello, e quindi l'attrito, siccome la forza che preme la scatola contro il carrello è indebolita, anche l'attrito è minore. Venendo a mancare la forza normale, l'attrito è minore e l'attrito non riesce a raggiungere i 19,6 newton che servono a contrastare la forza peso. Viceversa, se io mando il carrello con un'accelerazione maggiore di questo valore limite, allora la forza con cui il carrello preme la scatola supera i 32,7 newton e quindi la scatola maggiormente premuta subirà un attrito maggiore. L'attrito massimo supera i 19,6 newton. È l'esempio che facevo prima. Per esempio, l'attrito massimo adesso arriva a 25 newton. Eppure il valore della forza d'attrito, il valore che fa l'attrito, non è 25 newton, cioè non è il valore massimo, ma sarà solo 19,6 newton, come dicevo all'inizio, perché l'attrito fa sempre il minimo indispensabile. E quindi ci mette soltanto quei 19,6 newton che servono a non far cadere la scatola. Comunque la scatola non cade. Riassumendo, per valori, per accelerazioni del carrello maggiori di questo valore la scatola non cade, maggiori o uguali, e invece per accelerazioni minori di questo valore l'attrito si riduce e la scatola cade.